alla playa, mi mengusta mamma. Vai! Allora, oggi andremo a preparare le polpettine di carne del tritato con gli spinaci. Quindi tipo spinacine. Allora, ci occorre il tritato di carne macinato, gli spinaci. Che caldo, mia sorella si stava bruciando, quindi già cotti. Peperoncino. Sì. Pizzico di sale. 3 uova. Parmigiano, grattugiato, prezzemolo e pan grattato. Perfetto. Mia sorella sta mettendo la carne di macinato all'interno della ciotola della planetaria. Quindi qui sono all'incirca un 200-300 grammi. Poi è una ricetta che va ad occhio. Quindi regolati tu in base a quanti siete in famiglia. Anche Ciccio ne ha fame, sentendo poi odore di carne. Gli spinaci. Quindi metti tutto in planetaria, giusto Lisa? Sì, così mixa. Ok. Io tempo fa avevo fatto la ricetta delle spinacine, però siccome l'ho fatta proprio all'inizio del canale, la andiamo oggi a ripreparare in maniera appunto migliore. Aggiungiamo le uova. 1, 2 e 3. Pizzico di sale. Che poi già gli spinaci mia madre l'ha cotti con le spezie, quindi già sono saporiti. Però noi aggiungiamo, sì, aggiungiamo ancora in più. Parmigiano. Fa tutto la planetaria, ma lo puoi fare anche a mano questo procedimento, eh? Però la planetaria, con la planetaria si fa tutto più velocemente, riesce tutto prima. Ciao mamma, saluta ormai! Fatti vedere! No, e fatti vedere, ormai sei spuntata! Ecco! Pan grattato. Filo d'olio. Allora andiamo a azionare a velocità 2. Ed ecco qui il composto pronto. Adesso mia sorella va a formare le polpettine. Possono fare anche a forma schiacciata, così da assomigliare più alle spinacine, ma il contenuto sempre stesso è. E poi le vado a impanare. Così. E semplicemente si impanano. Belle piene di pan grattato e le poggiamo e si procede in questo modo. Scrivimi nel tuo commento come le prepari tu, se apporti qualche variante a questa ricetta. Però così ti posso assicurare che vengono benissimo. Poi per quanto andranno cotte, vabbè già te lo dico io, 180 gradi per un 15-20 minuti. Mamma, pettinalo bene nella parte frontale. Nella parte frontale. Eccolo, qui intanto siamo in dirittura d'arrivo. Guarda quante ne ha fatte mie sorelle. Vediamo, contiamo. 3, 5 e 5, 10, 15, 20, 25, 26. Facciamo un 30 polpette. Per concludere, prima di infornare la teglia. La teglia, sì. Mettiamo. Allo stesso metodo mio, non c'è niente da fare. E poi si vanno a cuocere. Buona la polpetta! Brava mia sorella!